Ariana Grande, yes, and anche lei si aggiunge a tutta quella pletora di persone che vorrebbe andare a Murano a soffiare il vetro perché sì, canta tutto così. Ma poi perché? Viene il dubbio che in realtà stanno diventando tutte mamme, papà, eccetera. Quindi cantano così perché non vogliono svegliare il bambino. Registrano col bambino vicino che può dorme. Può essere che non voglia più faticare perché lei aveva una voce potentissima. E invece, no, invece non mi va più. Faccialo un acuto. No. Possibile che poi queste persone che sono così educate anche nel cantare non li incontri mai? Ieri ero, sono stata a una visita, come sapete, in uno studio medico, nella sala d'attesa. La scena è stata questa. Congetto! No, ti ho chiamato adesso che tanto sono libero. Che fai a Pasquetta? Dico, scusi, è uno studio medico. Ma era un paziente o un operatore? Paziente che era lì, con questo tono. Vabbè, mo attacco che c'è uno che rompe i coglioni. Ma no, andiamo. Poi si è affacciata. Facevano delle operazioni. Funziona così, beh, sul treno. Ormai tu prendi il biglietto, il primo che trovi, vai sul treno per telefonare. Bravo, bravissimo. Guarda, allora, no, lo fai apposta, perché prende bene. Poi insomma, poi prende bene. Sì, ma lostosi cosa, Patrizio? Anzi, posso dirti una cosa? Il telefono lo vedi quando ascolti gli altri. Ricordate questa frase. Ecco. Il telefono lo vedi quando ascolti gli altri. Il telefono squilla nella pancia della mamma. Esatto. Del cretino. Anzi, la migliore. C'è sempre un telefono che squilla nella pancia della mamma del cretino. Ora è chiaro. Per favore, qualcuno lo mette su Wikipedia, pagina Triomedusa, famoso per questo. Ricordiamo l'importante, chi ride è quello. E poi anche il telefono squilla nella pancia della mamma del cretino. Sempre. Sempre. Il telefono squilla sempre nella pancia della mamma del cretino. Che dai per scontato. Che è sempre incinta del cretino. Noi ridiamo e scherziamo, ma tutti abbiamo un amico, un'amica che ha queste massime che tu poi vai via e dici ma cosa voleva dire? Che poi può essere una crasi tra o un detto sbagliato o anche detti completamente inventati, perché oggi potremmo sottotitolare la notizia detti vero previ. E frasi enigmatiche. Frasi enigmatiche e incomprensibili. Strane massime di vita. Che ti lasciano basito. Cioè, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Partiamo dal ministro Valditara, che ieri ha twittato. Che voleva dire? Ha twittato, a proposito. Abbiamo insomma, l'udienza è tolta, ha twittato, anche se su Ha exato suona male. Okay, perfetto. A proposito della vicenda delle quote straniere nelle classi, che è un po' il dibattito che sta tenendo in questi giorni, ha scritto. Allora, leggi proprio come l'ha scritta lui, senza commento. Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione, ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani. Ok. Se studieranno in modo potenziato l'italiano, laddove già non lo conoscono bene, se nelle scuole si insegni. Si insegni. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì, aspetti! C'è una citazione, questa è una cita. E quindi è un po' il futuro, un po' il congiuntivo. Ha reso la cosa un po' tortuosa, aprendo un faticoso, po' di subordinato. Faticoso, e giustamente gli ha risposto il nostro amico di Grammar Nazi, che è un account che io seguo più spesso, che bacchetta cosa è scritta a muzzo, dice, riprovi in italiano, ministro, vediamo se la capiamo. No, veramente. Ma il ministro della pubblica istruzione. Sì, certo, lui istruisce. Ricordati, Furio, il ministro lo fa è un po' minato. Dico qualcosa di non querelabile che c'ho da fare. Okay. A proposito di frasi enigmatiche. Finalmente è venuta fuori la vera verità sulla frase che Eric Cantona, giocatore del Manchester United ai tempi, storico, insomma. Beh, ma voglio dire, anche protagonista di un meraviglioso film di Ken Loach, no? Il mio amico Eric, cioè è una figura quasi iconica. È stato il primo calciatore proprio diventato simbolo. Che usava il collettino ve lo ricordate? Lui è, come dire, molto ricordato anche per quel calcione incredibile che sferrò a un tifoso del Crystal Palace che l'aveva pesantemente tifoso negli spalti, perché non è che era entrato in campo, lui è saltato, doveva battere una rimessa laterale. Questo tifoso cosa disse? Gli disse: francese di merda, ritorna in Francia. E lui lo colpì con un calcio e un pugno.
calcio volante. Sì, lo finì, lo terminò. Poi, dopodiché, cominciarono a domandare. Ci fu il processo. Ma scusi, ma lei non si pente? E lui che cosa rispose? Rispose, quando i gabbiani... No, prima disse, no, mi pento di non averlo picchiato di più. Giuro, tutto vero, tutto vero. E poi però disse, lasciò i giornalisti con questa frase enigmatica. Allora, quando i gabbiani seguono un peschereccio è perché pensano che le sardine verranno gettate in mare. Ma io ti posso dire una cosa, quando l'ho letto ho detto ma ha molto senso questa frase, però i giornalisti si sono interrogati per 10 anni su che cosa volesse dire. Sulla filosofia che stava dietro questa frase. Sul perché associato al picchiare un tifoso. E la risposta è questo, e finalmente Cantona fa chiarezza, e cosa dice? Non volevo dire assolutamente un cazzo. Se l'era inventata. Me la sono inventata lì per così, una specie di ripicca contro i giornalisti. Allora, cito un allenatore di calcio, come disse Mao Zedong. Però adesso come la dici a quest'ora? Se ti posseggono da tergo, meglio non muoverti, perché rischi di fare il loro gioco. Virgola, Pasolini non ripete. Adesso 342-00-00700, trovatemi di meglio. Però ha un senso. Allora non ha voluto dare questa. Pasolini non ripete, ragazzi. Pasolini non ripete, tanto discorso. Però ragazzi, alla parola gabbiano ci è venuta immediatamente in mente questa canzone, perché c'è un passaggio da un gabbiano. Le 813, alzate il volume e regalatevi il primo sorriso della giornata. Tu che sei nata, dove ci sei?